Buon pomeriggio a tutti, sono in collegamento con Filippo Cozzo, che è un docente laureato in agraria, e Alfonso Gambacurta, sociologo, docente universitario, nonché consulente del Parco Floristella Grotta Cauda, consulente esterno. Allora, buon pomeriggio a voi due, grazie per aver accettato il mio invito. Allora, vi devo ringraziare particolarmente perché mi state dando l'opportunità di parlare di una zona della Sicilia veramente importante che io non conoscevo affatto. Ne avevo sentito parlare, però non avevo mai concentrato la mia attenzione su un bene così importante quale il Parco Minerario Floristella Grotta Calda. Quindi, come vi dicevo, grazie e spieghiamo che cos'è questo parco che si estende, diciamolo subito, tra Enna, Val Guarnera, Idone e Piazza Armerina. Io immediatamente perché l'ho letto, ma lo definisco un museo all'aperto. Ci sono tante bellezze culturali, ambientali, storiche e vale la pena veramente parlarne. Chi vuole iniziare dei due? Filippo, vuoi iniziare tu? Buonasera a tutti e grazie per averci invitato a questa trasmissione. Siamo onorati perché è seguita e poi possiamo anzi dare un nostro contributo perché effettivamente la situazione dell'ente Parco Floristella è un po', diciamo così, in crisi. Perché l'ente Parco, come hai detto bene Filippo, insiste su quattro territori della provincia ennese e sono Val Guarnera, Piazza Armerina, Aidone ed Enna. È un ente parco istituito nel 1991 ed è ricco non solo da un punto di vista della industrializzazione di quell'epoca, fonte di zolfo. Bisogna ricordare che in Sicilia nel 1904 si è raggiunta una produzione di zolfo che era il 90% della produzione mondiale. Lo zolfo utilizzato sia in agricoltura, per quanto riguarda le polveri belliche, viene utilizzato anche in farmacia. Quindi è un luogo, la Sicilia in genere, ricco di un patrimonio zolfifero. Ultimamente, appunto, dopo il 1991, è passato alla regione, quindi è un ente parco e si occupa appunto di archeologia industriale e tutela del patrimonio naturalistico. Mi preme ricordare che in questi giorni ci sono stati degli accadimenti, degli atti vandalici che purtroppo hanno violato, diciamo, violentato una struttura interna del Palazzo Pennini, che era la sede, diciamo, del barone, il proprietario della zolfatara dell'epoca. All'interno ha creato la distruzione di modelli della Floristella, piccoli modellini. La croce dei Boy Scout, pannelli espositori e altri oggetti interni. Fortunatamente non ha preso fuoco il palazzo Pennisi. Quindi la tutela ricade appunto all'ente parco, che diciamo così fa parte appunto dell'assessorato ai beni culturali. La manifestazione che abbiamo realizzato, che abbiamo appunto organizzato domenica, l'abbiamo fatta perché ci siamo accorti che dei vandali e degli atti vandalici stanno minando alla base quello che è il patrimonio naturalistico della Floristella. E quindi noi, Sentinelle Ambientali, che siamo un gruppo di cittadini, che siamo veramente indignati per quanto è accaduto e anche per altri episodi, diciamo, che sono accaduti in precedenza, che hanno causato il disboscamento a seguito di incendio di varie essenze forestali, abbiamo deciso di riunirci e formare una catena umana attorno a questo palazzo Pennisi, di valenze rilevante architettonicamente parlando, a mo' di protezione, a mo' di abbraccio nei confronti appunto del parco. Nel Palazzo Pennisi non ha sede il consiglio di amministrazione e gli uffici dell'ente parco. Allora, gli uffici dell'ente parco non sono nel palazzo storico Pennisi, ma sono allocati in una struttura moderna 200-300 metri più avanti rispetto al palazzo Pennisi. In sostanza il palazzo è disabitato. Allora, il palazzo è disabitato, ma sarebbe dovuto diventare un museo, un vero e proprio museo.
mancavano le ultime leggi, diciamo così, progetti affinché sarebbe potuto essere veramente allestito e essere importante. Però purtroppo, a seguito del fatto che i presidenti non hanno fissa dimora, purtroppo, perché non vengono nominati dalle amministrazioni regionali, succede che non si ha continuità progettazione, per cui è, come dire, un ente parco che è sospeso e ogni anno commissariato, ci sono commissari ad acta che purtroppo non fanno altro che firmare gli assegni, firmare e pagare le bollette della luce e le multe qualora ci fossero, però non possono progettare e non possono permettere l'evoluzione del parco in quanto tale. Non c'è una sorveglianza che è stata, insomma, prevista per questo parco e soprattutto per il palazzo? Sì, la sorveglianza, quel che so è che c'è una videosorveglianza, però occorre che l'avallo del presidente fisso. Non può firmare un commissario ad acta certi progetti, come anche la videosorveglianza o l'istituzione del trenino, perché abbiamo un trenino che può permettere il giro turistico dell'area, che insiste su 400 ettari. Insomma, voi temete che la precarietà possa, diciamo, danneggiare, diciamo, il parco nel suo complesso, questo in sostanza. Quando calano i riflettori, l'attenzione, anche giornalisticamente, anche dal punto di vista delle coscienze civiche, cittadine, succede che i malfattori purtroppo si azzardano a accendere altri tipi di riflettori, che sono quelli degli incendi. Alfonso, cosa possiamo aggiungere a quanto detto già da Filippo? Il Parco Floristella ha un'importanza particolarissima all'interno dei quattro parchi regionali siciliani. I parchi regionali sono il Parco dell'Etna, il Parco dei Nebrodi, il Parco delle Madonie e il Parco di Floristella Grotta. Non a caso il Parco di Floristella Grotta Calda è l'unico gestito dall'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana, perché oltre ad avere un patrimonio di tipo naturalistico, conserva una fattispecie che è sia di archeologia industriale, essendo il bacino zolfifero più grande d'Europa, e sia quella demo-etno-antropologica, perché all'interno del parco vi è la memoria vissuta dei minatori, con tutta la storia mineraria siciliana che noi sappiamo. Quindi il parco vuole essere un tempio a cielo aperto, un tempio vivo verso le sofferenze, le rivolte, i soprusi e la vita di quegli uomini che hanno contribuito a Floristella, così come in tutta la Sicilia, a rendere grande, a mantenere nei secoli la nostra regione. So che questo luogo viene frequentato da parecchie scolaresche. Ragazzi arrivano da tutte le parti della Sicilia, quindi rappresenta un polo molto importante anche da questo punto di vista. Dal punto di vista didattico è importante, perché è collegato con un'altra vasta area archeologica. Ho detto che era prima un'area di importante archeologia industriale, perché è collegato a pochi chilometri, troviamo la villa romana del Casale di Piazza Armerina e il sito archeologico di Morgantina col museo di Aidone. Quindi si presta benissimo al completamento di un percorso didattico di valorizzazione del territorio ed è spesso quindi tappa di scolaresche. Lo stesso parco si presta molto bene alla funzione didattica, perché è diviso in diversi centri. All'ingresso troviamo il vecchio palmento con la via del Mosto che conduce fino al Palazzo Pennisi. Il Palazzo Pennisi nasce come palazzo nobiliare, palazzo di campagna per i baroni Pennisi di Floristella. È solo nel 1825 che poi viene dato il permesso di estrazione dello zolfo e tutta la zona diventa miniera. Oltre al palazzo c'è la presenza dei pozzi, la presenza dell'amministrazione, che oggi è amministrazione dell'ente, il bilico ancora in funzione, una bellissima sorgente sulfurea che alimenta il rio Floristella. Quindi le scolaresche, le visite didattiche possono approfondire sia dal punto di vista storico, antropologico, che dal punto di vista botanico della flora e della fauna. Quindi è un insieme importante. Oltre al fatto che geologicamente sono presenti dei vulcanelli, un fenomeno particolare che si chiamano le macalube, e sono dei fenomeni vulcanici di presenza nel territorio,
che spesso si attivano e quindi portano la curiosità e la presenza di tutti. Però sono visitabili da lontano, visto quello che è successo in passato. Questo, diciamo, senti Filippo, ti volevo chiedere, questo luogo si presta anche ad attività di ricerca. Tu da agronomo mi sai dire l'importanza dal punto di vista naturalistico e ambientale, chiaramente. In realtà moltissimi studi, l'Università di Bologna, l'Università di Catania, che hanno fatto veramente importanti pubblicazioni. Come ha appena detto Alfonso, appunto, si presta moltissimo da un punto di vista della didattica per le scolaresche, anche perché bisogna ricordare che questo centro risale a 20 milioni, fino a 5 milioni, in pieno, diciamo, miocene si è venuto a creare questa serie gessosa solfifera. A seguito di quello che viene chiamato come il processo di grande salinità, praticamente l'acqua in quel periodo è evaporata tutta del Mediterraneo, lasciando rocce evaporitiche della serie salgemma, carbonati e anche gesso e zolfo, per cui ha un'importanza geologica non indifferente. Addirittura le macalube, di cui sono soltanto tre in Sicilia, sono ad Aragona, a Caltanissetta e qui a Floristella, che si possono vedere perché non sono estese. In certi periodi dell'anno si possono osservare, non sono pericolose, come quelle di Aragona che sono molto più grandi. E queste sono legate a un vulcanismo sedimentario, in cui appunto il metano che fuoriesce dalla superficie, incontra prima di uscire l'acqua e le particelle sottili di argilla, provocando questi qua che vengono chiamati dei vulcanelli. Ed è molto bello anche, come diceva il consulente Gambacurta, vedere il fiume Floristella, che è ricco di acido solfidrico, che dà quella tipica, quel tipico odore di uova marce, che si incontra in un punto particolare con un altro fiume, questa volta di acqua trasparente e meno puzzolente, se posso utilizzare questo termine, e si incontrano dando un effetto ottico meraviglioso. Poi è da rilevare anche dal punto di vista botanico, ci sono delle essenze come la robinia, il rovo, ungitopo, l'eucalipto, il sambuco, l'asparago, l'asfodelo, il pino comune, quindi si può passare anche dal punto di vista della micologia a nominare la moretta, fungo peraltro commestibile, le spugnole, anch'esse, e poi dal punto di vista zoologico è importante perché è presente un animale particolare delle nostre zone, per esempio, ed è il toporagno, ma abbiamo anche la presenza di istrici, ricci, conigli selvatici, donnole, potrei fare anche uccelli come il fringuello, lo zigolo, il verzellino, addirittura c'è la presenza del picchio rosso. Quindi in certi periodi dell'anno si può andare ad ascoltare il suo battere per crearsi il nido sul tronco. Quindi didatticamente è una riserva. Una vera e propria miniera, diciamo, culturale, oltre che miniera appunto di estrazione, miniera culturale, di interesse culturale, ambientale, naturalistico. Senti Alfonso, come consulente volevo capire quali interventi sono stati fatti dall'inizio della costituzione dell'ente parco e quali interventi occorre portare avanti per rendere, diciamo, fruibile al 100% del parco. Certamente l'intervento più importante è l'acquisto di Palazzo Pennisi, che apparteneva ancora agli eredi della famiglia Pennisi, e il restauro. Siamo in attesa del completamento del museo. Oggi il Palazzo Pennisi è fruibile per delle mostre e per delle visite. È stato spesso aperto e c'è un problema di tipo amministrativo per l'apertura. Purtroppo da più di 5 anni il parco non ha presidente, perché i presidenti della regione, quello passato Crocetta e quello attuale Musumeci, non ne nominano i vertici. Il parco è così amministrato: c'è un presidente dell'ente parco nominato dalla regione e un consiglio d'amministrazione composto da delegati dei 4 comuni che formano il parco, che sono Valguarne d'Aidone, Piazza Armerina ed Enna. Da parte delle istituzioni c'è poca sensibilità e vicinanza al parco. Il parco oggi è più dei cittadini che delle istituzioni.
soluzioni. Interventi sono stati fatti in passato. Io ho qua un elenco di interventi che è stato pubblicato sul sito dell'Ente Parco, quindi in effetti c'è stato un certo interesse. Abbiamo avuto dei buoni presidenti di parco, ma anche i commissari, compreso l'attuale, mettono un'enorme buona volontà. Il problema del commissariamento è che ha dei limiti oggettivi, perché il commissariamento dovrebbe essere uno strumento provvisorio e che quindi non ha delle capacità gestionali amministrative, che sono quelle di partecipare ai bandi europei, il reperimento di fondi. Cioè, il parco senza presidente è un parco solo per ordinaria amministrazione. È stata fatta la richiesta per il riconoscimento UNESCO del parco? Del sito sì. C'è la richiesta, però ancora non c'è il riconoscimento ufficiale. Non c'è la richiesta proprio per la peculiarità che è quella etnoantropologica, quindi non solo parco naturale, ma anche un parco della memoria. Da che è stata avanzata questa richiesta? È stata avanzata dalla presidenza Lupo, che è l'ultima presidenza avuta prima dei 5 anni di commissariamento. Però chiaramente bisognerebbe rafforzarla con un intervento anche della presidenza della regione, indubbiamente. È questo, ed è un peccato, veramente. E quindi voi, diciamo, quali sono i vostri programmi di sentinelle ambientali? Perché fate parte anche di questo gruppo. Oltre queste iniziative, chiaramente ne farete altre. Ecco, possiamo un pochettino anticipare quali possono essere le prossime mosse? Sicuramente la valorizzazione dei nostri posti, dei nostri luoghi storici a Val Guarnera, perché noi siamo un piccolo centro, ed è quello di ripristinare tutte le fonti e tutti gli abbeveratoi che sono presenti nel nostro territorio di Val Guarnera. E quindi già abbiamo iniziato un percorso, se volete potete seguirci anche nella nostra pagina Facebook, che si chiama appunto Sentinelle Ambientali Val Guarnera, per vedere quello che in maniera appunto molto schiettamente lo dico gratuita facciamo al fine di portare la bellezza appunto in questi territori che molte volte sono abbandonati da noi stessi cittadini. Io vi volevo chiedere, è più su Val Guarnera questo sito? Il sito è Comune di Enna, il comune più vicino è il comune di Val Guarnera, che è a 5 chilometri. Ecco. Esatto. Il territorio insiste come territorio amministrativo è sul comune di Enna. Una piccola parte dei 400 ettari del territorio del parco risiedono nel comune di Piazza Armeria, la parte di Grotta Calda. Potrebbe essere questo un problema, ricadendo in più territori, questo dico, potrebbe essere questo uno dei motivi? No, non è questo il problema, perché comunque la gestione amministrativa dei comuni è totalmente slegata dalla gestione dell'ente, perché l'ente ha una sua amministrazione. Perché non nominano i rappresentanti? Questo mi chiedo. Cioè, mi sembra molto questo strano. È un problema politico. I comuni li nominano i rappresentanti, ma il consiglio d'amministrazione non ha senso e non si può insediare senza il presidente. Quindi il problema è soprattutto regionale, che non è un problema politico, perché di solito anche la politica è intervenuta anche col clientelismo negli enti regionali. Il paradosso è che il senso di abbandono di questo parco va oltre, cioè va oltre il clientelismo, il disinteresse anche della classe politica. Questo è l'abbandono. Ma non è il caso eventualmente di fare qualche denuncia alla Procura della Repubblica per lo stato di abbandono in cui si potrebbe venire a trovare? Già capisco che ci sono delle difficoltà, ma penso che se la situazione continua a essere così trattata potrebbe peggiorare. Quindi eventualmente fare una denuncia preventiva è una delle cose che avete pensato di fare, oppure addirittura già l'avete fatta? Fin da oggi c'è una collaborazione aperta con l'Ente Parco, sia delle associazioni che dei territori. Abbiamo festeggiato ogni anno il 1° maggio, vi sono incontri ciclistici, gli scout. Il parco è territorio. Il problema principale, ti ripeto, continuiamo ad averlo con le diverse amministrazioni regionali. E quindi anche quella della denuncia certamente per il futuro è da valutare. Siccome avete parlato anche di interventi che sono stati fatti in danno, diciamo, del Palazzo Pennisi, ecco, mi preoccupa che... Sui danni di Palazzo Pennisi al momento sta indagando la Procura della Repubblica di Enna, coordinando i lavori dei carabinieri della stazione di Val Guarnera. Le indagini sono di questi giorni, perché il danno è successo pochi giorni fa,
e certamente ha portato un'indignazione generale. Può darsi che sia. E alla magnifica riuscita di domenica. Certo, dico, può darsi che questo, diciamo, questo danno che è stato creato sia l'inizio di una nuova mia motivazione. Sì, di una motivazione, quindi di una nuova vita per l'ente parco, e quindi la vostra azione non può che essere apprezzata. Io non so come vogliamo concludere questo nostro primo incontro, Filippo, come possiamo concludere? Ringraziandovi per la vostra attenzione. E poi concluderei con una frase che è questa. Cagliostro, il vostro palermitano, diciamo così, ambiguo personaggio, riusciva a trasformare il metallo in oro. La nostra missione potrebbe essere, in realtà non era così, però sappiamo che è prezioso anche lo zolfo, e noi vogliamo trasformare questo zolfo in oro. Ma come? Cambiandolo secondo, dando più possibilità a chi? Agli visitatori, creare occupazione, perché è veramente una miniera d'oro. Quando tu mi hai mandato le foto, quei video, ho fatto subito delle ricerche, perché mi sono reso conto che veramente l'argomento era importante, il sito meritava attenzione, ecco perché mi sono vicino in questa battaglia, avevo dato la mia disponibilità, ve la confermo, e bisogna veramente perseverare. Grazie alla vostra emittente televisiva, e vi aspettiamo a Floristella, dove sono pronti un gruppo di ragazzi che sono stati formati come servizio didattico del parco per accompagnarvi all'interno di questi magnifici 400 metri e passare con voi una magnifica giornata. Dico, dopo questa fase così particolare cercheremo di essere da voi. Quindi grazie e buon proseguimento e auguri.
paura ormai, non ti aiuteremo, lo sai, tutto passerà e sorriderai, non ce la faremo, sì, tu lo vedrai. Solo per la spesa, domani un nuovo giorno sarà. E vola la speranza della gente, cosciente di essere molto più prudente, uniti da un anelito.